Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. E così così Silvio Berlusconi ha deciso, o sta decidendo, di appellarsi alla Corte di Strasburgo, la Corte dei diritti dell'uomo, cari amici, a livello europeo. D'accordo? D'accordo? Dunque, vediamo un po', vediamo un po'. Le possibilità sono due, 50 e 50. Se la Corte di Strasburgo dà ragione a Silvio Berlusconi, che è stato condannato dopo 3 gradi di giudizio di condanna, se la Corte di Strasburgo dà ragione a Berlusconi, salta tutto il sistema giudiziario italiano. D'accordo? E per Silvio Berlusconi sarebbe l'apoteosi. Il sistema giudiziario italiano salterebbe tutto, per cui avrebbe ragione, avrebbe come ce l'ha già ragione Marco Pannella, che ha fatto tanti referendum per riformare sia la giustizia che la magistratura italiana. Però 50% Silvio Berlusconi potrebbe vedersi, tra virgolette, condannato pure a Strasburgo. E la sua sconfitta diventerebbe più grave. Allora, io qua in questo video non posso far altro che ribadire quello che ho già detto nei video precedenti dedicati a Silvio Berlusconi, nei cui confronti io non nutro alcuna animosità. E cioè, io ho sempre consigliato a Silvio Berlusconi, subito dopo la condanna, la conferma della condanna che egli ha subito dalla Suprema Corte di Cassazione. Io ho sempre consigliato di, primo, non chiedere nessun tipo di grazia al presidente Giorgio, non chiedere nessun tipo di grazia, primo. Secondo, dare le dimissioni dalla poltrona senatoriale, darle spontaneamente le dimissioni. Poi andare ai domiciliari ad Arcore e ad Arcore gestire gli interessi, da Arcore gestire gli interessi di Mediaset, che nel periodo delle larghe intese ha fatto tanti affari Mediaset, ha fatto tantissimi affari. Potete documentarvi, ma lo sapete, che nel breve periodo delle larghe intese i mercati si sono tranquillizzati nei confronti dell'Italia e Mediaset ha fatto un sacco di quattrini. Lui da Arcore, poi si prepara con calma la difesa dei prossimi processi, perché ci sarà il processo Ruby. Poi ci sarà il processo per la compravendita dei senatori. Cioè, non è che se lui risolve questa faccenda oggi, non è che se Berlusconi risolve la faccenda della condanna attuale della Suprema Corte di Cassazione, ha risolto tutto, no? Perché si ricomincia da capo con altri almeno due grossi processi. Il processo relativo a Ruby rubacuore, e quello relativo alla compra, mi pare. Si gestirà a Napoli quello della compravendita dei parlamentari. Quindi invece lui si ritiri tranquillamente agli arresti domiciliari ad Arcore senza chiedere grazia, dimettendosi spontaneamente dalla carica di senatore, e ad Arcore lui continua a gestire il PDL o Forza Italia, come si chiamerà, tramite e gli onorevoli del PDL che continueranno ad andarlo a trovare ad Arcore. Quindi continuerà a gestire o a cogestire il PDL o Forza Italia. Potrà seguire le vicende di Mediaset e potrà anche prepararsi in pace per i prossimi processi. Poi basta, è sufficiente che Silvio Berlusconi, cavaliere, pensi al destino di Gianfranco Fini e a quello di Tonino Di Pietro, che può subito tranquillizzarsi. Gianfranco Fini e Tonino Di Pietro non sono più in Parlamento, non sulla base di una sentenza, ma sulla base della volontà popolare. Per cui Gianfranco Fini e Tonino Di Pietro saranno ancora lì a chiedersi: ma noi che gli abbiamo fatto del male? Che male gli abbiamo fatto noi al popolo italiano che non ci ha più confermati in Parlamento? Poi specialmente Tonino Di Pietro, l'Italia dei Valori. Dice, ma io, ma come? Io rappresentavo l'Italia dei Valori e il popolo italiano non mi ha confermato in Parlamento. Ora è sufficiente che
Silvio Berlusconi pensi al destino di Gianfranco Fini e Tonino Di Pietro, che si tranquillizza subito, capito? Va bene, cari amici, qua mi fermo. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.